Come sono sexy. Ciao a tutte ragazze, bentornate ad un nuovo video, il video del secolo, il video che tutte stavate aspettando, non so perché, ma a voi il tema diffusori vi piace tantissimo e quindi, ladies and gentlemen, vi presento il mio amico Parlux. Allora, chi mi segue su Instagram lo sa, un attimo, se qua c'è qualcuna che ancora non mi segue su Instagram, la domanda è cosa aspettate? Seguitemi su Instagram. Ho ricevuto in omaggio dall'azienda Parlux appunto il loro ultimo diffusore, il Parlux Alion, ed è un phon super richiesto, super voluto, super super in tante cose. Io sono molto grata di averlo potuto ricevere da loro e di poterlo provare con voi. In realtà l'ho già provato su Instagram in anteprima e però ho deciso comunque di dedicargli un video YouTube, visto e considerato che ho dedicato un video per il Dyson, ho dedicato un video per il diffone, quindi mi manca lui per potervi parlare un po' dei diffusori, delle caratteristiche e di che cosa secondo me dovete cercare quando scegliete un diffusore. E niente, quindi io prima di parlarvi di lui, perché ho già delle idee a riguardo, partirei subito con l'utilizzarlo e con l'asciugare i capelli. Come sapete, quando giro questa tipologia di video io mi presento già in queste condizioni per partire subito. Quindi, let's go! Allora, raga, i capelli sono definitivamente asciutti. Allora, devo dirvi una cosa, no, del vero. Questo è un periodo un po' difficile per la mia cute, sto avendo dei problemi proprio alla cute, quindi qualsiasi tipo di styling piuttosto che tipo di asciugatura mi danno comunque dei risultati un po' diversi rispetto a quello a cui sono abituata. Inoltre devo dire che oggi, mentre li lavavo, perché li ho lavati in doccia dopo tanto tempo, di solito io li lavo separatamente, mi sono resa conto di quanto siano allungati, cioè perché in doccia mi arrivano quasi al seno e quindi siamo vicini al traguardo, al mio primo obiettivo. Poi vediamo che cosa ne sarà, perché ovviamente non è detto che mi stiano bene poi i capelli lunghi, quindi bisogna sempre un attimino vedersi e capire. Detto questo, quindi, tutte le prove che sto facendo con questo nuovo diffusore sono un po' alterate dal mio problema alla cute. È un problema causato dallo stress, non è niente di grave, però a volte i capelli non vengono come potrebbero, ecco, mettiamola così. Quindi mi sto prendendo tutto il mese di prova sperando nel frattempo di risolvere. Comunque mi vengono molto simili a come mi vengono col Dyson avendo questo problema qua. Quindi vediamo se riusciamo a venirne a capo. Detto questo, considerazioni. Allora, raga, più lo provo, più sono convinta di una cosa, ovvero che credo sia il diffusore migliore per rapporto qualità-prezzo. Cosa intendo? Che molte mi scrivono, sì, ma quindi è meglio questo o è meglio il Parlux o il Dyson? Raga, il Dyson, per quanto sia un phon pazzesco, comunque ha un prezzo veramente inaccessibile. Questo io l'ho detto dal primo giorno in cui, insomma, l'ho provato. Ho fatto due recensioni al Dyson, la primissima volta e poi dopo qualche mese. E
Non sto qua a discutere sul fatto che potrebbe costare meno, oppure se li vale, per una questione di motore, di tecnologia, quello che vi pare. Però sta di fatto che il Dyson non è un phone accessibile a tutte. Questo, invece, è un phone che sì, costa più della media dei phone che trovate in mercato, ma è un phone professionale. Questo è il phone che secondo me va bene veramente per tutte, perché intanto che ha veramente l'aria regolabile e non per finta, cioè non è un phone che si surriscalda. Cosa intendo? Non so se voi avete mai provato altri phone che ci sono in commercio, ma anche quando mettete l'aria bassa oppure fredda, non è mai davvero bassa o davvero fredda. Questo invece ha la possibilità, ecco, ve lo faccio vedere, qua si regola. Questa è 0, cioè quindi temperatura fredda, poi va sul medio che quindi scalda appena appena ed è veramente poco aggressivo, e poi c'è la temperatura massima che ovviamente è calda, stessa cosa per la ovviamente l'aria. Ok, quindi 0 è spento, questo medio e questo è il massimo. È una cosa secondo me molto importante. Sapete che io sono sempre per la possibilità di regolare l'aria. Non sto qui a sindacare se sia giusto usare aria calda o aria fredda, perché è molto soggettivo. Sono sempre del parere che usare l'aria troppo calda danneggi qualsiasi tipo di capello, anche i capelli a bassa porosità. E sicuramente magari sono danni che potrete, chi ha bassa porosità, vedrà nel corso degli anni, non lo so, ma sono di questo avviso. Di conseguenza per me è importantissimo trovare un diffusore che mi permetta di regolare l'aria, cosa che, come vi ho già detto, non fa il D-Phone, che nonostante abbia un design studiato per i capelli ricci ed è un phone effettivamente a tutti gli effetti destinato ai capelli ricci, perché chi è la liscia e si comprerebbe un phone del genere, io trovo che non sia davvero destinato a tutti i tipi di ricci, perché non permette in nessun modo di regolare l'aria. Questa per me è una cosa veramente, cioè, improponibile. E nonostante sia il phone che smuove meno il riccio, perché devo darne, insomma, devo dare a Cesare quel che di Cesare, il D-Phone è quello con l'aria più lenta proprio e più controllata, anche più del Dyson, non smuove i capelli, ma e comunque è un phone che si surriscalda il capello e non permette di avere neanche un minimo di controllo sul calore. Quindi per me quello è bocciato, io l'ho già detto tante volte. Il Dyson è un phone che si commenta da solo, nel senso che sì, ci sono tante che non si trovano bene o sono deluse. Secondo me non è che non si trovano bene, è che le aspettative sono molto molto alte per un phone del genere. E ritengo anche che i benefici del Dyson, proprio per la sua tecnologia e per una serie di cose, si vedono a lungo termine. Quindi all'inizio, quando si prova il Dyson, ci si aspetta di rimanere sconvolte dal cambiamento, che poi in realtà non si ha. La forza del Dyson a primo impatto sta proprio nella diminuzione dei tempi di asciugatura. Cioè io, da quando utilizzo il Dyson, ho diminuito di parecchio i tempi di asciugatura, perché è molto veloce, asciuga veramente in tempi brevi e non brucia i capelli. Il Parlux è un ottimo mix tra un buon diffusore, quindi un Dyson, e i diffusori che trovate facilmente ovunque, nel senso che il prezzo per le prestazioni, per la tecnologia e per tutto non è elevato, è un po' più alto, ma non è irraggiungibile. Ed è per questo motivo che lo eleggo veramente finora rispetto a quelli che ho provato, poi me ne mancheranno sicuramente tanti in lista da provare. Per ora è veramente il phone migliore per rapporto qualità-prezzo, quindi super consigliato. Questa non è una recensione né pagata né altro, perché io non ci guadagno niente dal consigliarvelo, però raga, provate, acquistatelo, fatevelo regalare, se qualcuna lo ha, provatelo, provate anche
Insomma, provatelo anche dai parrucchieri, perché comunque il Parlux è un phon che di solito potete trovare facilmente anche da qualche salone di parrucchiere. Provatelo, chiedete se avete confidenza, se conoscete qualcuno prima di acquistarlo, se non ve la sentite. Ecco, provatelo. Io sono sicura che molte di voi rimarranno entusiaste. In tante mi hanno già scritto che lo adorate. Alcune stavano cercando di risparmiare i soldi per il Dyson, poi non ce l'hanno fatta e hanno dirottato su queste e sono felicissime. Come sempre, come in tutte le cose, c'è anche chi è scontento, ma d'altronde ho trovato anche persone scontente del Dyson e hanno speso magari ecco, il triplo o il quadruplo dei soldi. Quindi, se volete investire dei soldi in un buon diffusore, il Parlux è la risposta. Raga, io spero veramente che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video.